La mia anima è stata magnificata. E pose la bimba nella tomba. Trascorsi quei giorni necessari, Anna si purificò, diede la poppa alla bimba e le pose nome. Maria. Thank you.
Un giorno Maria prese la brocca e uscì per attingere acqua. Ed ecco una voce che diceva: Ave, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu fra le donne. Ella si guardò intorno, a destra, a sinistra, di dove mai venisse quella voce, e fattasi tutta tremante, tornò a casa, posò la brocca e prese la porpora. Si mise a sedere sul suo sgabello e la filava. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò davanti a lei e le disse: Non avere paura, Maria. Infatti hai trovato favore presso il Signore di tutte le cose e conciperai per opera della sua parola. Bye.
tornò Giuseppe dalle sue costruzioni ed entrato in casa la trovò incinta. Allora si picchiò il viso e si gettò a terra su una stuoia e pianse amaramente dicendo: con che faccia guarderò io il Signore Dio mio? E che preghiera potrò io fare per questa fanciulla, che io l'ho ricevuta vergine dal tempio del Signore Dio e non l'ho custodita? Chi mi ha teso questa insidia? Chi ha commesso questa infamia nella mia casa e ha sedotto questa vergine? Poi Giuseppe si levò dalla stuoia, chiamò Maria e le disse: oh, prediletta da Dio, perché hai fatto questo? Ti sei dimenticata del Signore Dio tuo? Perché hai ferito la tua anima, tu che sei stata allevata nel Santo dei Santi e che ricevevi il cibo dalla madre, mano di un angelo? Ma ella pianse amaramente dicendo: sono pura io e non conosco uomo. Di dove viene allora, domandò Giuseppe, quello che nel tuo ventre? Come è vero che vive il Signore mio Dio, rispose Maria, non so di dove venga questo che è in me. Essa trascorse 3 mesi presso Elisabetta, ma di giorno in giorno il suo ventre ingrossava, perciò, impauritasi, Maria tornò a casa sua e si nascose ai figli di Israele. Essa aveva 16 anni quando si avverarono questi misteri. Or venne un ordine dell'imperatore Augusto che fossero censiti tutti gli abitanti di Betlemme di Giudea. E Giuseppe pensò: io farò iscrivere i miei figli, ma per questa fanciulla che farò? Come la farò iscrivere come mia moglie? Mi vergogno. Allora come mia figlia, ma lo sanno tutti i figli di Israele che non è mia figlia. Il giorno stesso del Signore indicherà qual è la volontà del Signore. Sellò quindi l'asina e gli fece sedere Maria, e suo figlio conduceva la bestia, e Giuseppe li seguiva. Thank you.
Furono distratte dal loro corso.
Ed ecco che Giuseppe si preparò a partire per la Giudea, e una grande agitazione avvenne in Betlemme di Giudea, perché arrivarono dei magi che chiedevano: dov'è re dei Giudei che è nato? Poiché abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarla. Udendo questo, Erode fu turbato e mandò dei messi ai magi e li interrogò dicendo: che segni avete visto circa il re che è nato? Dissero i magi: abbiamo visto una stella grandissima che brillava tra queste altre stelle e le oscurava, così che le stelle non si vedevano. E noi per questo abbiamo capito che un re era nato per Israele e siamo venuti per adorarlo.
Segue ora il brano Nell'apparir del sempiterno sole, lauda composta da Soto de Langa nel 1591. Come altre composizioni lauda, appartiene alle cosiddette laude filippine. Queste nascono nell'oratorio fondato a Roma da San Filippo Neri nel XVI secolo. San Filippo Neri, attraverso il canto e la lode a Dio, educava la gioia di stare insieme, rivolgendosi specie ai più poveri. Volle che le sue laude fossero semplici, anche se non banali, e in italiano, perché tutti potessero comprenderle. Dalla lauda prese poi origine un genere musicale più complesso, sempre di contenuto sacro, che si definì oratorio. Nell'apparir del sempiterno sole descrive la nascita del vero sole, Gesù Cristo, a mezzanotte, più splendente del sole di mezzogiorno. Thank you.
fornisce un frammento della Carol of the Bells, scritta nel 1936 dal compositore statunitense Peter Diusky, rifacimento di un tema Karma, al celebre brano di John Lennon, Happy Christmas, e termina con la Carol Deck the Hall with Bows of Holly, pubblicata nel 1981 in Inghilterra di autore sconosciuto, la cui musica attinge probabilmente a Nostra La, vigilia di Capodanno, canto tradizionale gallese del XVII secolo. Oh.
ma tutti quali, do subito la parola alla musica. Di ascolto e di partecipazione. Grazie davvero ancora e al prossimo appuntamento.